Buongiorno a tutti, sono qua per presentarvi il nostro nuovo termico, il Fairy, codice 7959, che andiamo a vedere soprattutto per quanto riguarda gli accessori in dotazione, nel senso che le funzioni, bene o male, sono le solite dei termici, sempre questo qua con anche la rilevazione incendi, fa da 3 a 24 ingrandimenti, ha una memoria built-in, quindi integrata da 32 giga e due batterie ricaricabili, il che apporta tanta comodità nell'uso, perché effettivamente se ci si trova a secco basta sostituire la batteria e si hanno ancora ore di osservazione. Istruzioni, la bellissima scatola che contiene al suo interno la bustina della garanzia. Un bellissimo adattatore doppio per le batterie con il relativo cavo di alimentazione, una bonetta aggiuntiva molto più coprente per l'occhio con una sorta di guarnizione attorno, un tappo batterie di scorta, cosa abbastanza inedita, e da non perdere il laccetto elastico per il termico. Inoltre abbiamo anche la custodia in ecopelle morbida e restringibile nella sommità per contenerlo ed evitare di portarsi via tutto il cofanetto, che adesso andiamo ad aprire, e troviamo al suo interno, abbiamo innanzitutto il cavo di alimentazione, sempre un USB Type-C come quello per l'alimentazione del caricabatterie. Con questo lo si può collegare al computer per vedere foto e video. Poi abbiamo la seconda batteria di scorta, sempre una 18650 da 3200 mAh. Poi abbiamo la tracolla per la custodia con i moschettoni e, ultimo ma non ultimo, l'adattatore per il cavalletto, che è una sorta di L. Questo perché il nostro visore, a differenza di altri sistemi, ha la vite per il cavalletto in testa, dove sotto l'obiettivo, basta tirar via il gommino e la si vede. E quindi in questa simpatica maniera è sufficiente avvitarlo e sotto c'è l'attacco per il cavalletto. Ciò permette anche una leggera regolazione, bilanciamento, insomma, da averla perfettamente orizzontale. Altra cosa particolare, molto interessante, è che quando noi andiamo a togliere il tappo dell'obiettivo, in maniera magnetica lo attacchiamo anche alla nostra fascia per la mano, in modo tale da non avercelo pendente e che dà fastidio. Per il resto abbiamo sempre la regolazione della messa a fuoco, la regolazione diottrica che permette sempre, dicevamo, di mettere a fuoco lo schermetto che c'è all'interno. Questa è la bonetta, questa è la differenza fra una bonetta e l'altra. Questa si usa in genere in condizioni di forti riflessi per evitare di sentirli sulla pupilla ed avere una protezione totale. Basta un quarto di giro con il nostro tappino gommato e si accede alla batteria. Polo positivo sempre verso l'interno e si rimette. Eccolo qua. Per il resto, i classici tasti: abbiamo l'accensione, tenere premuto 3 secondi per l'accensione, abbiamo sempre il cambio delle palette, che sono 6, non 4. Abbiamo l'ingrandimento e lo scatto della foto, e tenendo premuto naturalmente si passa alla registrazione, a fare i video e via discorrendo. Tenendo premuto invece il tasto delle palette si accede al menu e da lì c'è tutta la configurazione, bene o male standard. Come standard è anche la connessione al cellulare. Solita cosa, il visore genera un hotspot, basta collegarsi con il wifi del telefono e inserire la password, che sono le ultime 8 cifre
che compaiono proprio del nome della rete hotspot e poi andare sulla nostra applicazione Thermal Connection. Detto questo, il vero punto di forza è la compattezza, perché ci sta nel tipico tascone da cacciatore alla grande, ma anche nella tasca dei jeans, e soprattutto la finitura è in magnesio ed ha una verniciatura antigraffio, e inoltre il suo elevato potere di ingrandimento e l'elevatissima qualità dell'immagine lo rende il nostro miglior termico in assoluto e anche fra quelli provati da me. Dà una grande resa sia sulla breve che sulla lunga distanza. Questo per me è più o meno tutto, visto che il menu si può vedere dall'interno ed è il classico, e quindi vi saluto e grazie.